dell'area tecnica Pantaleo Colfino presenterà il nuovo acquisto del Lecce, l'attaccante Lorenzo Colombo, poi spazio alle domande per Lorenzo Colombo e la conferenza stampa si concluderà così. Prego, direttore. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti i nostri tifosi e sportivi in ascolto. Oggi ancora una presentazione, chi vi presento oggi? Vi presento Lorenzo Colombo, un giovane calciatore che avete già conosciuto, avendo assaggiato già attraverso le sue prestazioni nelle gare amichevoli che abbiamo già disputato. Cosa posso dire io? Beh, devo dire che intanto che pur essendo così giovane è un calciatore dove siamo convinti di aver preso una potenzialità importante. Un giovane calciatore del 2002, questo lo già sapete, è un calciatore, sapete anche che di piede sinistro, è un calciatore che ha fatto tutte le trafile del Milan fino a disputare 5 partite credo con la prima squadra, ha debuttato in Europa anche con il Milan con un gol e cosa devo aggiungere di più? Che un ragazzo che viene da noi con un prestito, con diritto di riscatto e contro riscatto, come abbiamo già annunciato in sede di acquisizione, e il resto lo andrete a scoprire facendogli voi le domande di circostanza e di diritto. Grazie direttore, adesso come annunciato spazio alle domande per Lorenzo Colombo. C'è la prima domanda di Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno e benvenuto a Lorenzo Colombo. Arrivi nel Lecce, proprio alla squadra giallorossa hai segnato l'ultimo gol lo scorso anno, il sesto gol in Serie B con la SPAL e ora tenti il primo gol in Serie A. Buongiorno a tutti intanto e grazie a tutti per il benvenuto. Mi ricordo molto bene la partita con Lecce a Ferrara dell'anno scorso, soprattutto perché ho incontrato una squadra che mi ha colpito, una squadra con molte potenzialità e mi fa piacere oggi essere qua con questi colori e proverò a replicare quello che era successo quel giorno là in Serie A. E per me devo dire che è una grande opportunità, un grande onore poter vestire questa maglia. A proposito di maglia, con Sisè ci avete parlato, visto tutti e due attaccanti del Mancino, siete arrivati, avete il 9, vi siete messi d'accordo chi prenderà il 9 oppure... Stiamo ancora decidendo. E qual è l'alternativa poi? 9-99? Forse o l'11 o il 29 che però occupato. Ma non è importante il numero. E nel venire qua ci sono stati ex calciatori che avevi compagni alla SPAL, ci hai parlato per caso con Mancoso, con Carriello della società del Lecce? Sì, ci ho parlato, mi hanno parlato molto bene del calore dei tifosi e della città in generale. Mi hanno detto che ti innamori facilmente dell'ambiente Lecce ed è un ambiente in cui dai il cuore, dai l'anima per difendere questa città. Ultima domanda, col Bochum, doppietta in 3 minuti, ma anche collezionato diverse occasioni, comunque una grande prestazione. Questa esperienza contro una squadra di Bundesliga, quanto può regalare, anche se siamo in un momento della stagione dove ci sono carichi di lavoro, ma quanto può dare sul piano del morale? Da tantissimo sul piano del morale, sul piano dell'autostima, perché fa capire a me, ma anche alla squadra, vista la prestazione che abbiamo fatto,
che si può fare molto bene, che si può far male a tutti, sempre però giocando con quella che è la nostra identità, con quelle che sono le nostre idee di gioco e la nostra voglia e grinta di far bene. Tonio De Giorgi, di Telerama, il nuovo quotidiano di Puglia. Ciao Lorenzo, ben trovato. Volevo chiederti se avevi una residua speranza di rimanere al Milan e se ti aspettavi la chiamata dalla Serie A. In realtà non pensavo di restare al Milan perché volevo avere un'opportunità in cui potermi giocare al meglio le mie possibilità e in cui poter dimostrare al 100% quelle che sono le mie caratteristiche e quello che sono io, ecco. Per quanto riguarda la chiamata della Serie A, ci speravo molto. Mi fa un enorme piacere averla ricevuta da una piazza come questa e devo ringraziare il direttore, il mister e il presidente per questa opportunità, perché per me significa molto e cercherò di ripagare questa fiducia che mi è stata data. Alessio Amato di Calcio Lecce. Buongiorno Lorenzo, benvenuto. Nuovo tecnico per te, mister Lantaroni. Cosa ti sta chiedendo in questa fase della stagione, oltre al profilo della preparazione, quindi dell'atletismo e della costruzione fisica, proprio dal punto di vista tattico e tecnico, a te come al tuo compagno di reparto si sente? Seconda domanda, hai parlato di Spalla Lecce all'andata, c'è stato anche il ritorno, hai sperato un altro bellissimo gol, che impressione hai avuto? Chiaramente non sapevi che Via del Mare sarebbe diventata casa tua, credo sia insomma una cornice che si vede sempre, soprattutto in Serie prima, non so. Inizio con rispondere alla prima domanda. Il mister mi sta chiedendo molto gioco con la squadra, venire tanto incontro per legare il gioco, ma anche ovviamente riconoscere lo spazio libero da attaccare in profondità e attaccare forte con grinta voglia la porta, perché comunque c'è da dire che la cosa più importante alla fine è sempre il gol per un attaccante. E mi fa molto piacere trovare un mister con queste idee, perché riesco a esprimermi al meglio e ti fa migliorare molto su quelle che sono le caratteristiche che ho descritto prima. Ecco. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, ci ho giocato verso fine campionato qua a Lecce, invece stava per vincere il campionato e ho trovato uno stadio che ti mette voglia di giocare, si è sentito fin dal riscaldamento il calore dei tifosi, è un piacere per me poter giocare dall'altro lato e rappresentare la squadra in questo campionato di Serie A, perché siamo sicuri che i tifosi ci daranno una grande mano e a noi ci serve questo, perché il calore dei tifosi è come un uomo in più per noi e deve fare la differenza in questo cammino. Pier Andrea Casto, Salento Laico 24. Sì. Ciao, un saluto. Hai sempre avuto comunque gli occhi addosso, sei sempre stato considerato un predestinato. È qualcosa che ti pesa, soprattutto dover dimostrare di essere pari a quelle che erano le opinioni su di te da giovanissimo, e poi sei ancora molto giovane. Qual è il fondamentale secondo te dove devi ancora crescere e migliorare? Sicuramente non mi pesa questo nome mio, chiamiamolo così. Mi rendo orgoglioso perché significa che vengono riconosciute le mie qualità.
qualità, ma io lo metto un po' da parte, non ci penso, e penso a lavorare al meglio ogni giorno, per migliorarmi ogni giorno e provare a dare una versione migliore di me stesso a tutti, ecco. Il fondamentale su cui devo migliorare è, direi, il colpo di testa e in generale la tecnica con destro. Barbara Magnani, Antenna Sud. Ciao, benvenuto. Prima di tutto ti ho parlato del tifo. Sappiamo che i tifosi è l'uomo in più sul campo. Ho già avuto un primo approccio con loro. Io ti chiedo proprio una sensazione da giovane che hai giocato in squadre comunque importanti. Che cosa ti può dare in più personalmente, proprio te, oltre che alla squadra, visto che sei molto giovane, ma sappiamo che per Lecce il tifo è molto, molto caloroso? Mi può dare tanta responsabilità e tanta voglia. Io personalmente mi emoziono a trovare uno stadio così caloroso, ma è un'emozione positiva, nel senso che ti smuove dentro qualcosa e prova a, in generale, darti qualcosa in più da mettere sul campo e qualcosa in più da mettere in generale in tutto il campionato per poter far meglio, per poter dare di più, anche quando magari l'ostacolo è molto alto. L'ultima domanda di Pierandrea Castro, Salento Live 24. Alla prima del campionato si affronta l'Inter, ormai manca poco, per te che hai giocato sempre dall'altra parte di Milano, che sensazioni ha affrontare l'Inter nella sua? Posso definirlo quasi come un derby per me. È una partita fondamentale per noi perché è l'inizio del nostro cammino quest'anno in un campionato così importante. E spero di fare un favore anche ai tifosi milanisti, oltre che far gioire tutta la città di Lecce. Ringraziamo il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino e il nuovo arrivato, il calciatore del Lecce, Lorenzo Colombo. Grazie a tutti voi.